Bentornati nel mio canale. Oggi andiamo a preparare qualcosa di davvero speciale. Oggi andiamo a preparare insieme un fantastico gelato alla Nutella per rinfrescarci nelle calde giornate estive. Come vedete, gli ingredienti sono pochissimi e semplicissimi. Ora ve li elenco, ma come sempre dopo in descrizione vi lascio tutto scritto. Ci vorrà della panna fresca, del latte condensato e l'ingrediente principale è la Nutella. Come prima cosa andiamo a montare la panna e dopo continuiamo per il resto della ricetta. Bello di questa ricetta che non serve neanche la gelatiera. In una ciotola oppure nella ciotola della planetaria andiamo a montare ben ferma la panna. Dopo aver finito di montare la panna andiamo ad aggiungere il latte condensato. Anche lui deve essere abbastanza freddo. Ora possiamo mescolare il latte condensato con la panna. Con una frusta oppure con una spatola andiamo a girare dal basso verso l'alto in modo che la panna non si smonta. Ora possiamo aggiungere la Nutella. Io aggiungo 3 cucchiai. Ma come vi ho già detto prima, dopo in descrizione vi lascio tutto scritto. Una volta che abbiamo mescolato anche la Nutella, sempre dal basso verso l'alto, possiamo mettere in un contenitore da gelato e fare gli strati con la Nutella, come fosse una vera vennetta. Quando ho messo già il gelato nella vaschetta lo sistemo un po' e poi dopo inizio a mettere delle cucchiaiate di Nutella. Naturalmente è tutto quanto basta. Ho sistemato tutta la vaschetta del gelato, come vedete l'ho distesa per bene. Ora gli vado a mettere uno strato di Nutella sopra. Dopodiché metto il coperchio e metto in freezer per 4-5 ore. Come vedete è venuto proprio perfetto. Come ho già detto prima, mettiamo il coperchio e lo metto in freezer per 4-5 ore. Il gelato alla Nutella è pronto e come vedete è venuto uguale a quello originale della Nutella. Aspettiamo qualche minuto che si scioglie e poi dopo andiamo a metterlo in una coppetta. Il gelato alla Nutella è pronto per essere assaggiato. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale Cucina Insieme Elvira. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdere nessuna ricetta.
Se ti è piaciuto anche questo video, lasciatemi un like e condividetelo con gli amici.